mestiere okay. E faccio quello che devo fare. Se tu avessi questo... A casa sì, ma però a casa c'è meno volontà, qui so che ci devo venire, lo devo fare a casa. Se non c'è, quando ho fatto il suo periodo senza col computer, no? Sì, con la televisione. Sai che ci devi andare, lo fai ed è bene. Va bene. Se no è capace di salto dopo. Sollecitato, sì, sì. Anche perché Uber, anche per quello che diciamo la ginnastica o l'allenamento fisico. Ah, sono obbligato ad andare in palestra oppure venire qua oppure con Ilka solo se ho l'impegno, perché se no a casa ho gli attrezzi ma non li uso quasi mai. Si è da poco concluso, presso la palestra fisioterapica dell'ospedale IRCS IRCA di Ancona, il trial del progetto C-Robotics. 8 i pazienti coinvolti, che hanno partecipato a 16 sedute. Un nuovo approccio multidisciplinare alla cura del morbo di Parkinson. Le persone affette da malattia neurodegenerativa vengono accompagnate nella danza irlandese, migliorando così la loro condizione fisica e cognitiva. Per far stare il movimento, tanto lo seguo perché ho l'appuntamento. La differenza sta un po' più agile. Diciamo che colpisce nelle parti che mentre prima era qualcosa puramente fisico, invece devi essere molto concentrato col cervello per perseguire tutti quanti questi movimenti. Per cui lo trovo decisamente utile, mi piace. Perché insomma il video che fa vedere qui è solo se si può portare a casa, c'è più modo di allenarsi. Il sistema, oltre ad un dispositivo robotico, si avvale di una piattaforma di intelligenza artificiale e di sensori di rilevamento dei parametri vitali e cognitivi. Il progetto, finanziato dal MIUR, ha l'obiettivo di offrire un innovativo percorso riabilitativo basato sulla danza irlandese, con cui il paziente impara e modifica movimenti complessi a ritmo di musica, generando un impatto positivo sui sintomi motori attraverso un'attività coinvolgente e divertente.